Ciao, oggi vi porto con me sul sentiero dei Pradei. Sono a Palazzago, in provincia di Bergamo. Potete lasciare la macchina nel grande parcheggio che è presente poco prima della chiesa di Palazzago e da qui inizieremo a camminare per fare il sentiero dei Pradei, un giro d'anello di 11 km. A questo bivio adesso io salgo qui a sinistra, mentre poi per il ritorno tornerò da qui. Sono arrivato alla località Zoccò ed ora, seguendo sempre i cartelli del CAI, proseguo qui a destra. A questo bivio continuo sempre qui a sinistra. Salendo inizio a vedersi un po' di panorama. Qui abbiamo il paese di Barzana, in lontananza si intravede la croce del Canto Alto, qui abbiamo il Monte Suchello, le pareti innevate del Monte Alben, qui sopra abbiamo il paese della Roncola e qui tutte le creste che portano fino al Monte Linzone. Sono arrivato in località Picco Alto e dove c'è questo incrocio adesso io svolto qui a destra. Qui c'è un altro bivio e continuiamo sempre a destra. E da questo punto abbiamo un panorama sull'altro versante. Qui c'è il paese di Ambivere, qui a destra c'è Pontida e queste sono tutte le creste che portano fino al Monte Canto. Finito questo breve tratto di discesa, troviamo questo bivio e seguendo sempre i segnali del CAI, svoltiamo qui a destra. Qui troviamo un altro bivio, poco prima di questo cancello, e scendiamo qui a sinistra nel bosco. Altro bivio e seguiamo sempre i segnali del CAI, salendo qui a destra. Qui il sentiero passa proprio in mezzo a questo capanno di caccia, quindi massima attenzione. Arrivati a questo incrocio adesso scendiamo a sinistra, seguendo sempre i segnali del CAI. Sono arrivato in località Monte Valmora ed ora, seguendo sempre i cartelli, proseguo qui a destra. A questo bivio adesso svoltiamo a sinistra. Siamo circa a metà del sentiero dei Pradei. Altro bivio e continuo sempre qui a destra.
Qui c'è un cartello che indica la presenza di un capanno di caccia, quindi fate attenzione. Qui proseguiamo a destra. Sono arrivato in località Cadimaggio ed ora continuo a destra. Il sentiero del crinale prosegue qui a sinistra, mentre io adesso svolto qui a destra per scendere verso Palazzago. A questo bivio adesso salgo qui a sinistra, dove c'è questo piccolo segnale arancione. Dove c'è questa baita adesso svolto qui a destra su questo sentierino. Adesso mancano gli ultimi 2 chilometri abbastanza pianeggianti per ritornare fino al parcheggio a Palazzago. In questo tratto bisogna camminare a bordo della strada, che però non è molto trafficata perché è utilizzata solo per arrivare alla frazione Borghetto, che merita davvero una visita perché ci sono ancora moltissime case antiche. Sono arrivato in località Pradei e poco prima di questo ponticello svolto in questa stradina qui a destra. La strada continua di qua, però faccio una piccola deviazione qui perché ho visto questa chiesetta di color giallo che sembra davvero carina. Piccola ma davvero bella e anche di un colore molto originale. Non riesco a farvi vedere l'interno perché ho tutti gli scarponi pieni di fango e non vorrei sporcare il pavimento. Adesso riprendo a camminare sul sentiero. Qui c'è la chiesetta gialla e proseguendo troviamo questo bivio dove adesso svolto a sinistra per andare verso il parcheggio. Sono tornato al primo bivio che ho incontrato stamattina quando sono salito qui a sinistra. Ho fatto tutto l'anello ed ora sono sceso qui a destra. Adesso non mi rimane che tornare alla macchina. Sono tornato alla macchina completando questo giro ad anello che prevede 8 km e quasi 400 metri di dislivello. Come avete visto, il sentiero non presenta grosse difficoltà. Io ho trovato un po' di fango perché in questo periodo sta piovendo praticamente tutti i giorni. Vi lascio in descrizione nei commenti il link del mio articolo dove trovate tutte le informazioni tecniche e anche i miei contatti se per caso avete domande sul percorso. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e come sempre, se vi va, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!